Quindi devi essere di più se hai di meno, non so, è un paradosso, però è così. Quelle Sì, sono quelle assurdità della vita che però, assurdità, cazzo, sono così. c'entrano, hanno un Centrano, è senso. come, come. Però vedi, e per tornare al macello, che mi piaceva molto quest'idea, è proprio anche questo un paradosso. Cioè il fatto che dove, là dove si dava morte, morte in modo anche violento e orrendo, a Roma si dice che macello, cioè proprio Per come dire il proprio la cosa massimo. più distruttiva, più orrenda che si possa immaginare, ricrearlo, rimetterlo tutto in un altro modo, eccolo, è anche come simbolo, secondo me, meraviglioso. Cioè se riuscissimo in tutto il mondo, che È un è un macello. macello, Un macello. a rivedere, a ricostruire tutta questa bellezza che comunque esiste, perché la bellezza nel mondo esiste esattamente come l'orrore, secondo me anche come messaggio sarebbe dirompente, sarebbe eccezionale, cioè roba Se ne parlerebbe in tutto il mondo. se ne parlerebbe in tutto il mondo. Perché già, grazie alle multe che mi hanno fatto, ne parlano anche, ho saputo in Ecuador, eccetera, anche solo diciamo aver saputo che ho fatto un albero di pene. Io questo albero di pene poi non l'ho voluto fare perché faceva parte del mio discorso artistico. È stata un po' una rimpicca nei confronti delle forze dell'ordine. Ah, non volete vedere? E io faccio il tempio. È Ah, il nato tempio è bellissimo. grazie a loro, perché io Sì. lo tenevo come una Così, scultura mia, no? qualunque, certo, invece vedi, ma vedi che è così. Allora, il male non è. Allora, dobbiamo capire bene che il male non esiste come male, ma esiste come antagonismo. Cioè, il male è antagonista del bene, ma, non, ma in realtà, in fondo, se viene ben colto, aiuta il bene a evolvere, perché senza l'antagonismo, senza il contro, noi non potremmo mai vederci, capito? Non avessimo niente con cui andare contro. Sì, un Capito? No? paragone che ci dà la Che ci dà misura. la misura, tu poi che sei uno scultore, le misure proprio sono pane quotidiano. Sbaglio anche. No, non credo, capito? No, veramente No, non faccio credo. degli sbagli che poi mi accorgo che dovevano essere fatti. Mi Sì, infatti, beh, ma anche nella vita sono facciamo posseduto quando sbagli. Anch'io quando scrivo. Io ho come una specie di spirito che mi guida nella scrittura. Io devo faccio. dire determinate cose. Detta e tu Eh sì, esegui. beh, a volte sono proprio visioni, come dicevamo prima. Cioè io ho la visione di quello che devo dire. Ed è una visione talmente stupefacente che non avevo mai potuto pensare dal punto di vista umano. È proprio, mamma mia, ma allora è così. Quel libro lì, La trappola invisibile, nacque proprio da questa disperazione. Io ero disperata, ma disperata che arrivavo al suicidio, perché a quei Senza momenti pensarlo. estremi, a quei momenti estremi, che o ce la fai o muori, è lì che si giocano, è sempre nell'estremità, non è nella quotidianità. Non so a chi mi rivolgessi in quel momento, perché io ero completamente affranta, e ho detto, o mi fate capire, o io muoio, io basta, cioè io non posso più andare avanti, o mi fate capire. Vroom. Mi arrivò questa visione enorme, che poi ho descritto nel libro, no? Così, vroom. Tutto il meccanismo perverso per cui noi non riusciamo ad amare, non riusciamo a vivere bene, tutte le infelicità da cosa derivano. Così proprio, mamma, rimasi stordita, impressionata, cioè non so come ho vissuto quei 2 giorni, in coma. Poi ho preso il computer, mi sono messa a scrivere così senza Cioè, una pensare. visione ti ha dato una risposta. Sì, assolutamente. E per 2 giorni sono stata non felice di più, perché avevo la chiave, no? Mi era Cioè, questa stata cosa ti ha dato una questa gran cosa. felicità. Sì, perché si è aperto. Proprio ho capito la parola rivelazione, perché è un togliere un velo. Ti togli il velo davanti e tu vedi esattamente come funziona. Cosa spettacolare.
spettacolare. E hai trovato la pace, la felicità. In 2 giorni. Poi, al 3° giorno, boom, il crollo nella realtà. E ora? Cioè, io adesso che ho visto tutta questa cosa, che è stata una cosa sconvolgente, e ora cosa faccio? Allora, ho detto, no, poi la seconda domanda è stata, ma perché a me? Cioè, io chi sono? Zero. Ho avuto tutta questa cosa, cosa posso fare? Perché a te, però tu l'hai chiesto. E questa è stata la risposta. Ah, l'hai chiesto, perché non lo chiedi, non l'hai chiesto. Tu l'hai chiesto e vum, è arrivato. Mamma mia, ho detto no. Allora, vabbè, io sono niente, ho detto, vabbè, io l'unica cosa che so fare è scrivere, e l'ho scritta, l'ho descritta, e ho capito tutti i meccanismi. Infatti ho capito la trappola, è proprio una trappola, noi siamo tutti in trappola, ragazzi, siamo in trappola, dobbiamo uscire da queste trappole, e l'unica cosa è capirle, se no non è possibile, capendole trovi la strada d'uscita, che è impensabile quando sei dentro, perché non puoi vederla. Come sei nella boccia, come il pesce rosso, no? E puoi vedere, sei sempre nell'acqua, no? Sì, però c'è tanta acqua, ma sei nella boccia. Se invece la boccia viene rovesciata nel mare, ecco che sei libero. È sempre acqua, ma tu sei libero. E questa è l'enorme differenza. E hai la pace, poi, per tornare al discorso della pace. La pace e la libertà o amore sono... Ah, io ho capito questo, che tutte le grandi parole convergono, le parole alte, le parole belle, sono tutte in realtà la stessa, sono come sfaccettature della stessa cosa. Sono aggettivi che descrivono la stessa cosa. Sì, perché io posso parlare di libertà esattamente come posso parlare di amore, come posso parlare di pace. Sono tutte parole alte che mi indicano quella cosa beatifica, che è la pace. Sì, risponde qualcosa, a quelle parole qualcosa dentro, cioè, okay. So cosa sei, ok, è quello. Ti so. Esatto, è quello. Capito? Quindi, secondo me, sono sinonimi quasi all'apice della conoscenza. Che quindi parlare di pace, parlare di bellezza con la B maiuscola, o parlare di arte, parlare di amore, alla fine si assomiglia, cioè, si compenetra, è lo stesso tema. Il punto nel quale dobbiamo stare. Esatto, nel punto di magnificenza, non è solo un benessere. No, perché a me la parola benessere mi fa troppo ridere. La parola benessere noi l'abbiamo svilita, perché tutto è allo svilimento, una delle forme della trappola è proprio svilire le cose grandi. Il significato delle cose grandi. La parola benessere noi l'abbiamo attribuita a un massaggio, o andare alle terme a fare... non so, i bagni in vasca calda con l'acqua termale. Sì, è vero. È cioè, la cosa assurda. Cioè, il benessere è la pace, è la meraviglia, è la magnificenza dell'essere. Non è andare alle terme. No, mi scuso con quelli che casomai gestiscono queste cose, però la parola benessere è sminuita. Sì, è un benessere del cuore. Esatto. Il cuore non c'è, la messa del corpo che è stramato, esatto. È sicuro che da lì non scappa più, esatto. Cioè, quindi si apposta. Certo. Ed è un essere, capito? È un essere. Bene, figurati. Infatti finché tu non glielo chiedi, lui non è perché è rispettoso, perché è rispettoso. Rispetto, bravissimo. Cioè, è invisibile, sembra che non c'è. Sembra che non c'è. Appena dici papà, pof, è lì. E ti spacca in discussione. E cambia tutto. E per cui spendere la vita nella pace per me è l'unico senso che ha, cioè la spendo benissimo, la investo benissimo, perché è l'unico valore che mi fa star bene, che il mio cuore vuole, e che la storia mi insegna, tutti quanti stiamo cercando, in un modo sbagliato ovviamente, perché quando c'era la madre lineare, matrilinearità, c'era la pace. Certo. No? La guerra è iniziata con la cosa di Troia e da allora continuiamo a fare della gran guerra. Dobbiamo perché tornare alla pace. La divisione è divide et impera, cioè il comando è il Mr. Jerry si fonda sulla divisione. Selfie! Quindi devo. Amo.
messaggeri amore.